ce ne sono, se non quelle che già avete conosciuto, no? Volevo puntualizzare un aspetto relativo alla prima osservazione, di dire la composizione della squadra è anche propedeutica agli abbonamenti. Io credo che l'abbiamo detto più volte e lo confermiamo, io l'ho confermato anche dei altri presidenti che mi hanno fatto delle telefonate dopo che abbiamo annunciato Gautieri e Negro nella stessa giornata. Uno ha detto: domani parte la campagna abbonamenti. Ho fatto la domanda ironica, ho detto no, io credo che una società che vuole lavorare bene, noi dobbiamo dimostrarlo di fare, quindi non vogliamo neanche avere la prerogativa di essere considerati una società che lavora bene finché non lo avremo dimostrato con i numeri e con i risultati. Deve comporre la squadra non in maniera fittizia o estetica, per cercare di portare abbonamenti, per cercare di fare cose. Noi fortunatamente lavoriamo in una piazza dove l'amore per il Pisa lo abbiamo verificato. Io credo che abbiamo dimostrato di volere fare bene, sappiamo e l'abbiamo detto che è stata una scivolata e una disgrazia l'essere retrocessi, quindi io credo che la conseguenza è che uno la disgrazia la vuole limitare allo stretto indispensabile. Noi stiamo lavorando sui presupposti, sugli obiettivi che ci eravamo dati. È chiaro che nel caso di Negro non l'abbiamo fatto per fare gli abbonamenti, ma era un giocatore che, a differenza di altri che stiamo seguendo, era svicolato perché aveva finito il contratto, e quindi noi, essendo decisi e sicuri che lui era il punto di partenza della nostra squadra, abbiamo chiuso il contratto. In altri casi invece stiamo anche trattando i giocatori che hanno ancora contratti in essere, ci sono situazioni che vogliamo ponderare bene, il rapporto di un giocatore con il resto dei giocatori che noi abbiamo in mente, che la squadra deve essere un sincrono di persone che giocano e si integrano alla perfezione, quindi a volte pare di risolvere un problema e invece non lo si risolve nella misura in cui molto probabilmente poi alcune novità le avete dette voi sui giornali, lo sanno, mentre siamo qui un giocatore sta facendo le visite mediche, che è carino, no? Esattamente, quindi poi dopo finite le visite mediche, se le visite che erano bene, c'era il suo procuratore, faremo la firma al contratto. Devo dire, queste cose le sapevo. Per quanto riguarda due giocatori, sono giocatori che potevano entrare e possono anche entrare in una possibile squadra, però se noi dovessimo, veramente io al mattino quando apro la segna stampa, voglio sempre, è chiaro che noi dovremmo fare una squadra di 50 elementi, perché io credo che per certi versi mi lusinga, perché vuol dire che Pisa è un riferimento e quindi i procuratori, alcuni giocatori amano far sapere che sono seguiti da Pisa per poter aprire, allargare il loro potenziale mercato. Alcuni di questi sono veramente giocatori che noi abbiamo seguito e che stiamo seguendo, con cui si parla con procuratori, si parla con gli stessi interessati, per cui poi chiudere l'operazione a volte non è così semplice. Poi molte volte quando arriva il Pisa arrivano poi tante altre squadre, no? Quindi molto probabilmente forse per quello che il Pisa viene preso a riferimento. Però noi siamo confidenti di riuscire a comporre quella che è la nostra squadra che abbiamo in mente, quindi poi vogliamo essere anche un po' scaramantici, perché alla fine è molto meglio che siano altri poi che si sorprendono magari di qualche sorpresa che possiamo fare di qui alla fine della campagna, magari di nomi che non sono ancora lì. Invece sul fronte cessioni ci sono le novità dopo quella di Tacchio? Sì, ieri abbiamo firmato il passaggio di Tacchio, ci sono alcuni giocatori, ve l'avevo detto, che hanno manifestato l'interesse di poter permanere in Serie B, e noi abbiamo detto che nella misura in cui ci sono le ipotesi di fattibilità, per questo lo facciamo. In alcuni casi
le squadre che desiderano i nostri giocatori possono anche avere giocatori che non interessano, quindi ci può essere anche una sorta di scambio. Per Mariano non c'è ancora l'ufficialità? No, non c'è ufficialità perché non abbiamo trovato ancora l'accordo, cioè l'Ascoli ha richiesto Varela, Varela ha detto di voler andare ad Ascoli. Ma voi avete parlato con questi, era un po' questa la domanda, con questi giocatori che sono sotto contratto e quindi di fatto al momento ancora tesserati per il Pisa, voi li avete incontrati, Varela, Eusebio, faccio soltanto due nomi, ma insomma poi ce ne sono senz'altro anche altri sotto contratto. Cioè, li avete incontrati, ci avete parlato per capire se effettivamente il loro desiderio, come lei ha detto più volte, è quello di andare in Serie B o comunque a trovare un'altra sistemazione, oppure potrebbero anche questi giocatori esprimere il desiderio di rimanere a Pisa? No, l'abbiamo incontrati sicuramente. Devo dire che di questi giocatori l'unico che ha parlato con mio figlio, quindi come se avesse parlato con me, ha parlato con mio figlio, con Ferrara e Eusebi, che ha confermato, ha detto: voi sapete quanto io amo Pisa, e mio figlio gli ha detto: e tu sai benissimo perché sei andato via, no? Quindi noi non c'entriamo niente con la croce, e lui lo sa. Lui dice: io a Pisa a 2 anni di contratto ci tornerei perché amo la città, però la mia ambizione in questo momento, alla mia età, sarebbe di, visto che ho fatto bene nel semestre che sono stato a Vallino, di rimanere in Serie B. E noi abbiamo detto: se ci sono le occasioni e se ci arriverà una proposta interessante per fare questo, naturalmente, o se lui arriverà con una proposta che risolva il nostro problema, ok. E devo dire che è stato un dialogo sereno, addirittura in questo caso fatto più col giocatore che non col procuratore. Negli altri due casi anche c'è stato un incontro con Varela, ma Varela l'ha detto dopo due giorni. Vuole andare ad Ascoli? Vuole andare in Serie B, non vuole stare a Pisa. Varela e Di Tacchio non volevano, e noi le persone che vogliono andare via siamo disponibili a farli andare via. Tra le altre cose, voi sapete che noi abbiamo cambiato idea di squadra, idea di gioco, abbiamo cambiato il tecnico che avesse delle caratteristiche diverse da quello che avevamo precedentemente, quindi abbiamo discontinuato la maniera di fare calcio, e in questa discontinuità il tecnico ha anche delle idee diverse, magari caratteristiche di giocatori che hanno qualità diverse, no? Magari hanno meno qualità di interdizione, più di proposizione, quindi sotto questo aspetto, quindi le due cose si possono tranquillamente abbinare, ma in questa fattispecie i giocatori a cui abbiamo fatto riferimento, di Tacchio e Varela, hanno manifestato la volontà di cambiare aria. Dato canto è anche comprensibile. Senza entrare nella scelta, però l'aspetto di Vitaglio, siete stati contenti della scelta che avete preso? Sì. E secondo, l'aspetto Eusebi è vincolante per l'acquisto di un altro attaccante? Non è vincolante, però Eusebi è un giocatore che a noi, nel campionato che andiamo a affrontare, quel tipo di gioco che abbiamo, una punta con quelle caratteristiche fisiche potrebbe andare bene al nostro allenatore, dato che è già nostro, potrebbe andare bene. Però se Eusebi ha il piacere di giocare in Serie B, questo è un piacere che, devo dire, forse è l'unico che se l'è meritato, perché lui si è salvato in Serie B, quindi essendo l'Avellino, dice: io mi sono fatto... Ho sofferto per essere andato via da Pisa, sono andato, ho fatto sacrifici, ho giocato, ho fatto anche bene, mi sono mantenuto la Serie B, oggi vorrei giocarla perché poi sono professionisti. Diverso sono quelli che erano da noi, che sono anche retrocessi, per cui molto probabilmente a volte occorrerebbe, ecco, ricordarsi che poi la retrocessione non è colpa di altri, è colpa di chi stava giocando, no? Quindi, però ci sta anche che un giocatore di 28 anni, 27, possa
avere l'ambizione, specialmente se c'è la richiesta da parte di qualche giocatore, squadre di Serie B. In queste fattispecie ci sono, perché l'Avellino aveva fatto richiesta di Vitacchio anche a gennaio, quindi era un amore che già c'era verso il giocatore. E Varela ha avuto questa richiesta dell'Ascoli, l'Ascoli ha fatto a noi la richiesta e noi abbiamo detto quello che noi consideriamo sia possa essere il valore di Varela, vediamo se troviamo un accordo. Tra quelli retrocessi, cioè i giocatori che sono retrocessi a cui lei faceva riferimento, ci sono anche Mannini e Lisurso, definiti un po' da tutti i senatori di questa squadra. Per loro ci sono possibilità di andare altrove o saranno i due giocatori da cui ripartirete, diciamo, le due chiocce? Ma noi nella fattispecie dei due giocatori sono giocatori che tenete presente che quest'anno poi c'è la regola dei 14, quindi noi per comprare i giocatori importanti per la Serie C dobbiamo fare anche degli spazi, no? Quindi alla fine è un aspetto di reciprocità, si confermano i giocatori a cui abbiamo fatto riferimento, Giuseppe, Di Tacchio e Varela, sono tutti over, quindi se uno vuole inserire qualche giocatore con certe caratteristiche deve togliere gli altri, a meno che non trova giocatori con queste caratteristiche che siano del 95, del 96, del 97, che non è facile, perché sono i giocatori più difficili da reperire sul mercato, sono i più ambiti, tra virgolette, no? Specialmente in campionati come questo. E oggi anche in Serie B, perché anche la Serie B ha certi parametri di minutaggio da rispettare, ha contributi che verranno pagati sulla base della contusivazione del settore, tra virgolette, chiamato giovanile, che è l'Under 23, quindi più hai in squadra Under 23, più i contributi si innalzano. Per ricordare, sono contratti che abbiamo rinnovato nell'anno, quindi mentre i tre giocatori a cui abbiamo fatto riferimento erano contratti che arrivavano dalla gestione precedente, questi sono contratti che noi abbiamo rinnovati nell'anno, per cui il nostro tecnico sa che ha a disposizione due senior, Mannini e Lisurso, per cui partiranno regolarmente Pastore. Parto il ritiro, io credo che potranno essere dei riferimenti della squadra, a meno che l'allenatore cammin facendo, ma poi l'allenatore fa la squadra, poi può darsi che i giocatori che giocano meno possono chiedere di andare via se vedono che non sono titolari, però io credo che non è un problema, anzi credo che abbiamo fatto il contratto perché pensavamo prima di tutto di non retrocedere e pensavamo che fossero giocatori con cui innestare ancora un percorso, anche se non lunghissimo, ma insomma. Invece per quanto riguarda Giulli e Longhi, è la stessa cosa, sono giocatori che chiaramente, voi pensate che Longhi 12 mesi fa giocava in Serie A, quindi oggi trovarsi in Serie C molto probabilmente sono situazioni anche comprensibili, no? A volte poi quando non ti ritrovi in un meccanismo psicologico e non ti togli le scorie di una retrocessione rischi di non essere neanche utile alla squadra, tra l'altra cosa. Angiulli è un giocatore che abbiamo comprato noi a gennaio, però noi l'abbiamo scritto nel contratto, per cui in caso di retrocessione lui poteva svincolare. Quanti giocatori hanno questa? Solo Angiulli. Solo Angiulli. Non era anche Zonta che era legato? Beh, Zonta ci è stato anche confermato dall'Inter. Cioè lui ci sta contro l'India. Zonta rimane all'Inter e anche a Giulli potrebbe rimanere a Zonta rimane qui, è confermato nonostante sì, era un prestito, era biennale, l'Inter dice se voi a noi sta bene, a lui credo che stia bene e l'Inter gli sta molto bene perché comunque è un ragazzo che ha bisogno di giocare, l'altro anno ha giocato poco, era capitano della primavera dell'Inter. Mentre Angiulli potrebbe anche trasferirsi. No, Angiulli ha la possibilità di rendersi libero, l'abbiamo previsto in contratto e quando si fanno i contratti si possono scrivere clausole diverse, puoi chiedere se retrocedi ti abbassi l'ingaggio, oppure vabbè, era un'ipotesi magari che nessuno prende in considerazione, quindi noi Longhi, anche lui ce l'ha fatto capire che chiaramente lo stare in B, anche lui pare che abbia delle richieste, Cremonese, altre squadre che hanno fatto richieste, poi è chiaro che per noi Longhi
come puoi dire che un giocatore come Longhi non serve a una squadra di Serie C? Serve sicuramente, però molto probabilmente serve anche qualcuno con magari caratteristiche simili, magari con più stimoli, se lui non ne dovesse avere a fare un campionato che, tra virgolette, credo che negli ultimi 6-7 anni non abbia mai fatto. Anche Verna sarà un giocatore importante per il mister Galtieri. Sì, ma Verna l'ha lanciato Galtieri. Per quello ho fatto, dicevo. Però siamo alle solite, sono giocatori che secondo noi sono nella fattispecie di tutti questi credo che sia il giocatore anche più adatto anche a quel tipo di campionato, no? Campionati di corsa, ma non che Longhi non corre, anzi io credo che sia uno di quelli che non ha mai, forse è il giocatore più impiegato l'altro anno, quindi il giocatore che ha giocato più minuti nel Pisa, quindi però effettivamente anche il giocatore d'altro canto se dovessi allinearmi a tutti i nomi che abbiamo visto dovremmo venderli tutti. Noi comunque avevamo fatto un programma preciso, ha condiviso l'allenatore, ma questo deve essere condiviso dalla parte tecnica nostra, da Ferrara, mio figlio, abbiamo detto noi da questa squadra dobbiamo togliere le scorie di chi ha sofferto, di chi ha provato anche delle situazioni di disagio, da chi è retrocesso, e molto probabilmente un po' perché vuole stare in B, ma un po' perché è retrocesso e quindi si deve togliere delle scorie da addosso, quindi noi abbiamo ipotizzato una squadra dove cambiavano molti giocatori, quindi 4-5 ruoli rimanevano quelli di riferimento della campagna precedente, altri abbiamo ipotizzato di inserire giocatori chiaramente adatti, di qualità, a qualcuno che magari ha anche fatto la B quest'anno ma che è disposto a venire a Pisa, altri che hanno già fatto la C e fatta molto bene in altre squadre, per cui per certi versi in una stanza dove devono stare in 10 e possono stare solo in 10, se ne escono 3 c'è il posto per altri 3 nuovi, altrimenti si rischierebbe anche di non costruire la squadra che vogliamo, quindi noi dobbiamo pareggiare le cose, dare continuità alla squadra, cercare di inserire quelli che noi crediamo possano migliorare la squadra, perché noi la vogliamo migliorare, noi crediamo che la squadra che faremo alla fine della campagna acquisti sarà più forte di quella che ci dovremmo trovare se confermassimo quella vecchia, quindi ironia della sorte, facciamo un campionato di Serie C ma pensiamo di fare una squadra più forte. Perché Masucci rimarrà con voi? Masucci dovrebbe rimanere. Masucci è il classico giocatore che anche lui non si ricorda più quando ha fatto la Serie C, però si è affezionato ha dato subito la sua disponibilità. Mi sembra che un giocatore che si adatti bene, no? Al 4-3. Bene, cioè, Masucci è l'ideale. Masucci, non c'è un tecnico che non lo vorrebbe, neanche in Serie B lo vorrebbero tutti, no? Perché Masucci è un giocatore straordinario. Forza fisica, salta di testa, corre, in un gioco tra virgolette 4-3-3 d'attacco può essere sui portieri che sono novità rispetto a quello che aveva detto lui no, non ci sono novità, quindi cercheremo un secondo portiere e la nostra idea è proprio di avere in quel settore due under, perché liberano un posto avanti e oggi il mercato offre portieri under, diciamo 95-96, anche di qualità. Però già giocatori che hanno fatto la Lega Pro, no ragazzi? Premetto, questo è una cosa che abbiamo subito sgomberato. Certo. Non vogliamo un primavera forte, noi vogliamo un giocatore di quell'età ma che ha già fatto il campionato, perché noi non è un ruolo troppo complicato come Cardelli, come caratteristica, poi probabilmente ripartirete, cioè Cardelli metterete sotto contratto e quindi ripartirete da lui e affiancherete un altro ragazzo under, diciamo. Sì, però uno che abbia giocato, poi l'allenatore che dirà chi sceglie, quindi due potenziali titolari. Sei tornato a San Severino. San Severino è un giocatore che è ancora nostro, quindi è tornato, anche lui ha delle richieste. San Severino è un giocatore che io l'ho visto poco, perché quando sono arrivato l'ho visto giocare solo in quelle 2-3 partite
l'ultima di dicembre e le prime. A me sembrava un giocatore anche di qualità, di corsa, però poi è stata fatta una scelta di un certo tipo, adesso con lui non ci siamo incontrati per la verità, ahimè anche lui è un 94, forse stato 95 per meglio. Mentre Peralta è un po' diverso il discorso. Peralta per me è un punto di forza per noi, un 96 per noi, la nostra proprietà. Peraltro Zammarini, cioè avere quei giocatori. Si aspetta molto da Zammarini quest'anno. Perché visto l'anno scorso praticamente l'abbiamo visto quasi mai. Ci aspettiamo molto sì, perché era il titolare del Mantova, aveva fatto centrocampista, ce l'aveva data 5 gol. È un giocatore che noi abbiamo. È stato il primo acquisto pagato che abbiamo fatto, è un 96, quindi è il massimo per una squadra sia di B che di C, perché ti fa minutaggio, nel senso che noi speriamo che Zammarini sia veramente una di quelle sorprese incompiute lo scorso anno. E quindi cioè Zammarini e Peralta siamo più giovani che ci potranno dare 96, qualcosa in più. Io credo che 2,96 così non siano molte per quanto riguarda la parte anni, diciamo. E anche Zonta sono tre, alla fine tutti rimangono ben più di quei 5-6 giocatori che si immaginava all'inizio del mercato. Beh, insomma, abbiamo detto 5-6, poi se sono 7-8 è lo stesso, adesso onestamente dipende, mi sembra, anche dalle motivazioni, sì, no? Sì, la motivazione, cioè poi sì, poi c'è 7-8, però di questi se il 50% sono under, e quindi abbiamo elencati 4 che sono Tiago, Cardelli, Zonta, Zammarini e Peralta. Benindelli anche, ovviamente. Beh, questo non lo contiamo mai, non lo contiamo mai, perché questo è spesso, ma non è il mio pupillo. Io lo dicevo l'altra sera a Ferrara, mio figlio, no? Il Pisa, cioè, ma noi siamo un po' masochisti, no? Ma no, non noi, tutti, società, giornalisti, tifosi, ma io credo, non credo, sono dati di fatto, non c'è nessun 99 che abbia fatto più di 10 partite in Serie B come ha fatto Birindelli. Birindelli è stato convocato nell'Under 18, è stato uno dei migliori nelle due partite che ha fatto, andato in Ucraina, detto dall'allenatore, perché ho visto le dichiarazioni dell'allenatore. È un giocatore di una maturità incredibile, qui credo davvero che se lui avesse avuto la pelle nera tutti noi cominceremmo a avere dubbi, ma l'hanno registrato 5-6 anni dopo, questo sembra un grande. Io vedo delle pagine sui giornali di giocatori delle altre squadre che sanno vendere molto bene il loro prodotto, che esaltano, giocatori della primavera, che ha fatto una mezza partita in un campionato, magari ha battuto la palla e ha fatto anche un gol, non so, oppure ero di questa giocata. Birindelli passa sempre, anzi io leggevo delle volte, più sei, un partita moderna, ma cazzo, ma un ragazzo di 17 anni che gioca con la maturità di un grande, non sbaglia mai un passaggio, non sbaglia mai un intervento. Ma se il suo problema invece relativo magari alla tenuta fisica sua. Voi sapete che un po' di partite della Juventus prima di venire qua le vedevo. Lichtsteiner, che ha 30 anni, non l'ho mai visto finire la partita, quando arriva all'81, poi dipende dal tipo di forza che uno dà. In questo caso un ragazzo giovane, il fatto aerobico legato alla respirazione, può accumula dell'acido lattico, con dei allenamenti specifici lo sta risolvendo. Quando il Cesena ha finito la partita altre volte all'82-83, un ragazzo può essere stanco, ma questo non è un problema. Poi penso che lui sta lavorando sicuramente con... Sì, no. Ma per dire, io penso che altre società, noi forse abbiamo sbagliato anche noi perché noi non ne parliamo, tanto sappiamo che talmente già, ma altre società avessero un giocatore di questo genere avrebbero fatto dei titoloni sul giornale. Ma cazzo, ma questo veramente è passato inosservato, giocato meglio, ma sapete perché ve lo dico? Perché conosco un ragazzo di una modestia tranquillo. Di buona famiglia, il papà ha fatto il giocatore, quindi gli fa capire quello che mi sembra che senta magari, ma non sente la partita, ma non sente niente, però io l'ho visto come si prepara negli spogliatoi prima di una partita. Non c'è nessun professionista che
lui si cura il piccolo dettaglio della casa, si mette lì tranquillo, non sente l'emozione, quindi è una sua forza. Allora, ne parliamo talmente poco, vedi, che io mi dimenticavo persino di dirlo. Ha esordito, no? Esordito a Torino in Coppa Italia, già di insieme, no? A Trapani aveva un agente vicino a me, mi diceva, ma questo è del 99, il 14 del 99. E allora io... Perché questo è Caverone, lo dicevano. Sì, no, io la partita, ho visto lui la sua partita, poi potrei... A volte ho visto addirittura rilevare qualche piccolo errore vicino al corner a Verona. È vero, ha fatto un piccolo errore, porca della miseria. Cioè, è un ragazzo del 99 che quando è stato chiamato, gioca con la forza di veterano, e non a caso, noi sappiamo che ci sono squadre che lo hanno sotto osservazione e che qualcuna si è anche fatta avanti, diciamo, il Birindelio, perché poi adesso con le regole nuove anche lì, fanno la primavera che fa il champion, perché lui poi un ragazzo primavera, da noi è giocato, no, il 99 la gente le compra per fare la primavera, cioè, per dire. Aspetta, Presidente, volevo chiedere una cosa sulla, lei ha detto prima, confermato lo sponsor Casa di Cura, no? Ma è confermato anche il rapporto professionale che avevate con la famiglia Madonna e le strutture di recupero che ci sono in San Rossore? C'è ancora un anno di contratto, perché era un contratto biennale, quindi noi però credo che al netto del contratto che opera ancora la prossima stagione, non vi sia dubbio che il servizio che San Rossore ha fatto in termini di diagnostica, terapie, sia stato eccellente. Quindi poi è chiaro che voi sapete, no? Ci sono professionisti che hanno il loro massaggiatore di fiducia, se loro, o il loro terapista di fiducia. Noi non possiamo obbligare il professionista ad andarsi a far operare. Ci sono stati due casi, voi lo sapete, Varela e Ciani, che hanno preferito andarsi a operare a Roma. Lì c'entrano un po' i procuratori. Cioè, modo di evitare questa però tuttora sappiamo che stanno facendo la riabilitazione proprio quei due che ha detto lei qui in San Rossore. Esatto, noi abbiamo detto, ma noi vogliamo essere molto trasparenti, noi abbiamo fiducia della struttura di San Rossore, che è un'eccellente struttura con ottimi professionisti. Abbiamo il coordinamento del dottor Ioci, che è un chirurgo straordinario, ortopedico, chirurgo, che ha operato anche Risuzzo. Quindi noi offriamo ai nostri atleti il massimo dell'assistenza con quel tipo di struttura, con questi professionisti che abbiamo e altri professionisti che possono venire a operare. Poi se il professionista richiede di andare da un'altra parte, sa che va a sue spese, naturalmente non rimborsiamo noi l'intervento fatto a Roma da altri. Una cosa, Presidente, ma questa è la struttura esterna, chiamato così. Quindi per quanto riguarda lo staff medico interno societario, avete già strutturato? Perché sì, lo staff medico è uno staff medico che è stato confermato, quindi col dottor Di Legge, col dottor Ioci, che seguirà. Beh, stiamo mettendo a punto la parte di terapisti che seguiranno la squadra. Perché il medico sociale è Di Legge? Di Legge. E ci sarà però un responsabile sanitario che è il solito, è confermato Cataldo Graci, come ruolo che ha già ricoperto il dottor Graci, che ruolo che ha già ricoperto in passato, Di Legge e Ioci. Graci responsabile sanitario, e poi solo che vogliamo due, un interlocutore che faccia da intermediario, cioè non vogliamo che vogliamo avere anche qualche terapista che col tatto possa già stabilire alcune cose senza che andare. Si va più il quotidiano, che è quotidiano, che deve essere sempre lì. L'allenatore lo desidera, ma noi avevamo già previsto di farlo, e quindi stanno definendo adesso due accordi, quindi sotto questo aspetto poi avremo l'allenatore. Quanti uomini porterà? Tre. Del suo staff. Il vice un assistente tecnico e il preparatore dei portieri. E poi arriva un match analyst che viene però a tempo più determinato, perché nei primi due giorni della settimana non c'è, e noi abbiamo confermato invece il preparatore. Quindi anche alcune persone in meno rispetto allo staff che aveva rinnovato. Sì, perché lui il preparatore tecnico, il preparatore atletico ha detto io posso anche trovarlo, però non ce l'ho nel mio staff, se voglio avere. Noi casualmente
eravamo soddisfattissimi dal preparatore, dal prof, e lui 3 settimane prima che finisse il campionato era venuto da me a dirmi che nel caso in cui noi avessimo voluto confermare lui, che ci ha preparato tutte le schede per ogni giocatore, ha fatto un lavoro di dettaglio, perché lui non se la sentiva di seguire eventualmente Gattuso in altre aree italiane, perché la moglie insegna e fa anche lei la preparatrice atletica a Firenze, ha 2 figli, dice io vorrei stare. Pisa mi piace, dice se voi avete bisogno di me, la casualità ha voluto che si sono abbinate le due cose e noi l'abbiamo confermato. Cambierà un po' anche il parco degli osservatori, perché alcuni so che sono andati sì, via, sì, no? Sì, 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 ma il parco degli osservatori direi che è cambiato sostanzialmente. O che farà comunque la relazione al tecnico sul prossimo avversario, sì, no? Sì, 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 ma accade. Gli osservatori sono cambiati praticamente a gennaio, perché i primi contatti che noi avevamo avuto con Ferrara ha portato le sue 2 persone di riferimento che hanno lavorato con Bargagna. Poi, Armonia. Esattamente, Armonia e Giuli. Poi Armonia e Giuli. Poi andando via Bargagna ha detto che anche lui ha l'ambizione di...